Via Verde, ultimo sfalcio del 2022, pensando poi ad interventi poderosi nella prossima primavera, quando la pista ciclopedonale Costa dei Trabocchi dovrà necessariamente farsi trovare pronta alla grande partenza del Giro d'Italia. Consegnata l'infrastruttura dall'ATI, l'associazione temporanea di imprese che l'ha realizzata, la manutenzione ordinaria è così passata alla provincia di Chieti, ente proprietario, che ha messo sul piatto 40.000 euro per due sfalci. Uno è stato già eseguito a luglio, l'altro è in corso di esecuzione in questi giorni. Entro breve riporterà il corridoio verde a Sacrosanto Decoro. Al lavoro da Ottone fino a Vasto, bypassando i tratti non ancora completati, vedi Lago Dragoni di Torino di Sangro, uomini e mezzi della ditta AZSRL di Vasto, la cui provincia ha affidato lo scorso mese di luglio l'appalto in questione. Si tratta di lavori ordinari di sfalcio e pulizia necessari e urgenti, con molti tratti dell'ex reliquato ferroviario nuovamente invasi da piante infestanti, rovi, erbacce, le immancabili canne che hanno ridotto distanze e limitato le due corsie riservate alle bici e l'altra destinata ai pedoni. Per il nuovo anno si programmeranno altri interventi. Sempre nell'ottica di conoscere il futuro della Via Verde e soprattutto a chi andrà alla gestione dell'infrastruttura, un nodo importantissimo ancora da sciogliere. Al lavoro 8 persone, sì. Che tratto? Da Ortona fino a San Sabato. Fino a Vasto. Quanto tempo c'è? Uno sfalcio programmato, no? Sì. Solo sfalcio. Che ditta siete? Azienda Servizi di Vasto. Di Vasto. In quanto tempo contate di ripulire la Via Verde? Salvo complicazioni, domani dovremmo arrivare a Vasto. Poi il prossimo sfalcio? È da programmare. Per l'anno nuovo stiamo predisponendo il nuovo appalto, se viene accettato, vediamo.